Cari amici, cari ascoltatori di Light Channel, ancora una volta vi giungo il mio buongiorno e ricche benedizioni da parte del nostro buon Padre Celeste. Questa mattina vi leggerò e vi commenterò dei versetti tratti dal Nuovo Testamento e nel specificato modo dall'Evangelo di Luca. Luca, sapete, è uno dei quattro evangelisti, che nell'ordine sono Matteo, Marco, Luca appunto e Giovanni, e che danno inizio al Nuovo Testamento. Andremo quindi al capitolo 21, dove vi leggerò i versetti da 34 a 36. È Gesù che parla e dice ai discepoli: «Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Per chi mi conosce e ha sentito altri miei commenti, sa che mi piace anche vedere altre traduzioni e anche altri modi di leggere questi versetti. E me ne è piaciuto uno in particolare che, sempre come spesso diciamo capita, dice delle parole che possono essere anche più specifiche e forse fanno capire meglio anche il contesto del discorso. E ne ho trovato una che, per quello che riguarda il versetto 34, dice questo: Gesù disse ai suoi discepoli: «State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno appunto non vi piombi addosso improvviso come un laccio». Il laccio non sempre è una bella rappresentazione, nel senso che se pensiamo a un laccio pensiamo sempre a un qualcosa che ci costringe. Così come nella mia professione, io sono un infermiere, nel caso del laccio emostatico mi serve per far sì che, se devo fare un prelievo sanguigno, stringendo appunto il braccio, vengono evidenziate le vene in modo tale che io possa incanularla e fare ad esempio un prelievo, oppure mettere su una via per dei liquidi o qualsiasi altra cosa. Il laccio comunque non sempre dà una bella interpretazione di sé, perché comunque, ripeto, costringe. E anche uno che si sottopone a un prelievo è costretto a far sì che le vene del suo braccio vengano in evidenza. E il laccio molte volte mette in evidenza le cose della nostra vita che non sempre sono positive, come può essere appunto tutto ciò che può appesantire il nostro cuore, e le ubriachezze e gli affanni, che non sempre, diciamo, dobbiamo interpretare nel senso stretto del termine. Non si parla di ubriachezze da alcol, ma possiamo ubriacarci con tantissime altre cose, anche con pensieri futili, anche con immagini futili che possiamo vedere attraverso internet, nel giornale, ascoltando altre persone. E tutto ciò non fa altro appunto che appesantirci e darci un affanno nella nostra vita che potrebbe, con l'andare del tempo, farci perdere qual è il vero senso del nostro vivere e del nostro prepararci per quel giorno, che interpretato vuol dire il giorno in cui Gesù tornerà e verrà a prenderci, sia quelli che saranno ancora in vita, sia quelli che saranno morti e che lo aspetteranno per la vita eterna. Bisogna quindi far sì che eliminiamo da noi, dalle nostre vite, tutto ciò che ci può allontanare da quella, da queste cose. Perché stiamo giungendo alla fine di un discorso molto importante che Gesù fa ai suoi discepoli e che riguarda il discorso apocalittico, cioè della rivelazione degli ultimi tempi. E dobbiamo stare attenti a non perdere la coscienza critica che noi abbiamo, nel senso, dobbiamo cercare di fare una cernita appunto fra le cose positive, quelle che è bene che riteniamo, e le cose negative, appunto quelle che invece ci possono appesantire. E Gesù risponde ai discepoli dicendo che l'avvento del regno avviene come un lampo, improvvisamente e senza preavviso. E proprio perché non sappiamo quando le nostre vite finiranno, noi dobbiamo stare attenti e dobbiamo essere sempre preparati e pronti.
Purtroppo sappiamo che quando l'attesa è lunga nel tentativo di arrivare a un certo periodo della nostra vita in cui vogliamo fare determinate cose, o vogliamo che finisca un periodo particolarmente negativo, o desideriamo con ardore qualcosa che non vediamo l'ora che venga perché sappiamo che ci darà gioia o quant'altro, si corre però il rischio, il pericolo, di essere distratti anche da altre cose, no? E di non fare attenzione agli avvenimenti che in realtà la vita ci manda e che appunto tutte queste cose in realtà non fanno altro che appesantire i nostri cuori, no? E ci distraggono in dissipazioni, ubriachezze in senso lato ovviamente, e quindi affaticano le nostre vite. Questo perché? Perché oggi abbiamo molte distrazioni che ci rendono insensibili e tutte le varie propagande che sentiamo attraverso i mass media possono perfino cambiare in noi il senso stesso della vita. Possiamo rimanere anche lontani dalle sofferenze di tanta gente nel mondo e non ci rendiamo conto delle ingiustizie che si commettono e crediamo di aver ragione noi, di pensare che il nostro pensiero sia quello giusto. La preghiera è l'unica fonte di coscienza critica e di speranza. Gesù vuole che noi vegliamo in ogni momento perché abbiamo la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti a Lui irreprensibili. Dobbiamo far sì di fare in modo che la preghiera costante diventi un mezzo importante in noi per non perdere questa presenza di spirito, dello spirito di Dio, quello che ha sostituito Gesù alla Pentecoste e del quale sono stati inondati i discepoli alla traslazione di Gesù in cielo. Dobbiamo approfondire nel nostro cuore la consapevolezza della presenza di Dio in mezzo a noi e di chiedere a Lui la forza e la luce per sopportare i giorni brutti, crescere nella speranza e di non appesantire ulteriormente le nostre vite in senso lato. Cerchiamo di avere dei pensieri positivi verso tutto e verso tutti e facciamo sì che, riconoscendo che non siamo salvati per opere, però, con l'aiuto di Dio possiamo far sì che queste opere non siano altro che un ringraziamento per ciò che il Signore ha fatto per noi, per il suo meraviglioso sacrificio, e che porterà ad alleggerire le nostre vite e a portarci verso quel giorno nella maniera migliore possibile, sapendo che abbiamo vissuto, ahimè, purtroppo da peccatori, ma con la speranza e la luce costante di avere Gesù nelle nostre vite, che attraverso la preghiera nostra nei suoi confronti lo teniamo stretto a noi e gli chiediamo di farci vivere questi giorni che ci mancano nel miglior modo possibile, con la consapevolezza che Lui sarà sempre e costantemente con noi. Basta che noi lo vogliamo, soprattutto lo vogliamo, e ne siamo certi. Alleggeriamo le nostre vite, alleggeriamo i nostri cuori. Dobbiamo liberarci da qualsiasi fardello che ci fa rimanere legati a questa vita con le cose che non servono a niente. Andiamo a Lui e chiediamogli di darci la certezza e la forza di questi pensieri positivi. E quel giorno non verrà a noi come un laccio, ma verrà come una liberazione, sapendo che finalmente andremo verso la vera vita, senza più peccato, senza più orrori di qualsiasi tipo, e verso la gioia eterna. Un abbraccio di cuore a ognuno di voi, che questo pensiero veramente rimanga con voi costantemente per tutti i giorni della vostra vita. Un abbraccio e buona giornata a tutti.